Ciao a tutti ragazzi, come butta? Io butta fuori, come sempre d'altronde. Oggi faremo la prima buca del percorso del golf, del purgatorio. Vai, iniziamo. Il pubblico fantasma in delirio. Eccoci qua. Buca 1, vediamo un po' come va. Questo è il percorso. Ah, ecco gli ostacoli. Per il momento non vedo spine, vedo solo acqua e nemmeno tritolo. Dunque iniziamo. Il par quanto è qua? Riuscirai a sopravvivere? Abbiamo 5 di par al momento. Ok, devo tirare più forte che posso adesso. Con il driver. Perfetto. Così si fa. Vai, abbiamo superato il rog. No, bene, la statua d'argento la posso ancora prendere. Fantastico. Devo cercare di non tirare troppo forte qua invece, per prendere la statua e finire sotto. Ok, un pochino più della metà potrebbe bastare. Ok, più 2 colpi. Siamo tornati indietro però. Non era quello che volevo, ma vabbè, mi accontento. Adesso più forte che puoi. Cerchiamo di andare un po' raso terra. Fantastico. Speriamo che... No, ecco quello che volevo evitare. È come non aver preso la statua dorata adesso. È tornata proprio indietro. Usiamo il wedge magari. No, se no usiamo sempre il driver, ma tiro piano questa volta. Ok, fantastico. Così. Direi che è un buon tiro. Bisogna sempre fare attenzione all'approccio. Ecco, dall'altra parte possibilmente. Abbiamo ancora 3 tentativi. 3 tiri. Allora, carte, tiro di prova. Ritenta. Ritenta, torna al colpo precedente. Aggiungi 1 al contatore del par. Esplosione. Inversione, cambia direzione della pallina mentre è mezz'aria. Molto bene. Congela tempo. Tiro di prova. Ok, perfetto. Proviamo dai, io vorrei provare. Driver al massimo. Sì, così è perfetto. Superiamo l'acqua senza problemi. Eppure il bunker, mamma mia che tiro. Perfetto. E ora becchiamo la statua dorata. Controlliamo davanti a noi. Ah, c'è un rog, vedo. E c'è pure il teletrasporto. Dov'è che bisogna andare? Bisogna andare. Se entro dentro mi porta dove? Controlliamo bene. Ah, qua da questa parte. Fantastico. Ok, devo prendere la porta giusta però. Ok, driver in mano. No, dall'altra parte. Ok. La statua è mia. Più 4 colpi. Siamo finiti nel bunker, ma va bene, non c'è problema. Sa che devo prendere quella in alto. Vai. Proviamo col wedge. Sì, posso ancora finire in alto. Perfetto. Sì, ed è quello giusto. Sono contento, come direbbe un altro streamer che conosco bene. Vai. Gli ostacoli. Ah, c'è l'acqua. Ok, c'è solo l'acqua. Dunque attenzione. No, 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 ho sbagliato. Prendiamo l'iron qua. Al massimo magari. Ok, così è perfetto. E non finisco nemmeno in acqua. Dunque, top. Purtroppo non è possibile fare all in one, chiaramente, qua. Dai, è molto carino come giochino di golf, trovo, eh. Vai, proviamo. L'iron è perfetto adesso. Olè.
sa che finirà nel Wedge. Nel Rogue, volevo dire. Esatto, nel Rogue è finito, nell'Arba Alta. Ah, però posso usare comunque. Posso usare comunque l'Iron. Possiamo prendere anche la statuetta d'argento. Ok. Vai così. Statuetta rotta e passa nel buco direttamente. Dai, dai, ci siamo. Ottimo. Prestazione eccellente. Cerchiamo di tirare piano qua. Così va benissimo. E boom, un'altra statuetta si è rotta. Peccato, peccato. Però non me la sento di tornare indietro. Cambiamo, usiamo il wedge qui. Al minimo proprio. Vediamo un po' se posso finire lì. Sì. Forse sì. Fantastico. Ottimo. Fairway. Posso stare attraverso il muro, visto che sono un fantasma, praticamente. Ah, adesso è il momento della verità. Magari anche senza usare le carte ci posso riuscire. Cambiamo. Passiamo al driver qua. Driver al massimo. Così è perfetto. No, quasi. Quasi perfetto, va bene. Siamo sul fairway. Cioè, nel green siamo, in realtà. Se c'è la buca, passiamo al wedge qui, chiaramente. Non dobbiamo esagerare per farla finire dentro. Vediamo un po' se va bene. No. Ok, riproviamo. Un po' al minimo, dai. No, così non va bene. Dai, leggenda del golf. Vediamo un po' se entra. Sì! Buca superata, dai, però è più semplice degli altri giochi di golf. Per il momento, eh. Par 14. Perché ho preso le statuette, eh. Par colpi rimasti. Ah, mi danno soldi i colpi rimasti. Fantastico. Yes! Io ho risparmiato anche molte carte. Scampata. Ah, ok, scegli un cammino. Andiamo. Ah, devo scegliere il cammino qui, attenzione. Paraparaparapa. Cos'è la carta qui? Là c'è lo shop. Allora andiamo allo shop o alla carta lì? Allora, a caso, io andrei a vedere la carta. Vai. Perfetto. Fa ridere il sorrisetto di quel tipo lì. Brum brum brum. Qui ci sono ancora gli spettatori fantasma. Ah, scrigno carta ace. Questo è lo scrigno carta ace. Più un colpo e più un altro colpo ancora. Fantastico. E qui c'è la buca. Però ragazzi, io direi che l'episodio finisce qui. Vi ringrazio per la visione e vi invito a passare nel mio canale, che sono nel mio canale sul sito Viola, che sono sempre live alle 3 praticamente, alle 3 del pomeriggio, 15 come preferite. E ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.